si è svolta ieri sera a Masseria Giannecchia di Costa, a Pezze di Greco, l'apertura della campagna elettorale di Forza Italia a Fasano con gli esponenti pugliesi. Sono intervenuti il coordinatore regionale di Forza Italia, l'onorevole Mauro Dattis, candidato alla Camera nel collegio uninominale Puglia 07 e nel collegio plurinominale Puglia P04, Andrea Carroppo, europarlamentare candidato alla Camera nel collegio plurinominale Puglia 07, e la padrona di casa, la consigliera comunale e coordinatrice provinciale di Forza Italia, Laura De Mola, candidata al Senato nel collegio plurinominale Puglia 01. A moderare l'incontro i dirigenti del movimento Opportunità Civica Cisternino. Laura De Mola, questa sera si presenta alla città di Fasano la tua candidatura. Come mai questa scesa in campo, rimanendo nei temi di Forza Italia? Allora, diciamo che questa scesa in campo è stata una sorpresa, perché fino all'ultimo momento non sapevamo chi fossero i candidati e non sapevamo poi quali sarebbero state le scelte prese dal partito. Devo dire che comunque siamo tutti molto grati ai dirigenti che l'hanno effettuate. Ovviamente le scelte sono ricadute per rappresentare tutto il territorio, infatti non a caso abbiamo candidati che rappresentano tutte le province della regione Puglia. Ovviamente io, che sono una militante, non vivo di aspirazioni, ma sono una persona fattiva che lavora sul territorio, lo faccio da tanti anni, lo facevo, lo faccio e lo farò a prescindere, diciamo, dal risultato elettorale. Vuoi fare un appello? Allora, diciamo che se da una parte abbiamo risultati positivi, ottimi per quanto concerne le scelte dei candidati al nostro partito, dall'altro quello che dobbiamo affrontare è l'astensionismo, diciamo, il problema principale, perché molta gente si è disaffezionata dalla politica, soprattutto i giovani, chi non ci crede più, e quindi con la rappresentanza di noi su tutto il territorio il lavoro che dobbiamo andare a fare porta a porta, casa a casa, è proprio quello di convincere la gente a tornare a votare. È un dovere al quale tutti siamo chiamati. L'astensionismo è pericoloso, perché ovviamente poi non avremmo i risultati che tutti quanti ci aspettiamo, e quindi c'è tantissimo da lavorare. Quindi questo è l'appello fondamentale e principale che io faccio a tutti quanti, soprattutto anche ai giovani, perché la novità di queste elezioni è il voto dei giovani al Senato. I diciottenni sono chiamati a votare e quindi cercheremo di coinvolgere tutti i ragazzi e di spiegare loro il motivo per cui dovranno farlo. I problemi che ci assaliranno a breve, ma sono già arrivati in questo momento, sono tantissimi, lo vediamo: il caro bolletta, l'energia, l'ambiente, il lavoro, la chiusura delle aziende, sono tanti fenomeni che si stanno sviluppando in questo momento storico, quindi il lavoro da fare sarà tantissimo e occorre l'impegno generale di tutti quanti, coloro i quali saranno al governo e i cittadini che ci dovranno aiutare. Onorevole, oggi si apre la campagna elettorale qui a Fasano per Forza Italia. Sì, a Fasano con una presenza particolare, insomma, a parte la mia, come sapete sono di Brindisi, quindi ho vissuto la provincia, conosco bene la provincia di Brindisi, tra l'altro mi lega con Fasano in particolare un ricordo importante, perché ho corso la Fasano Selva diverse volte, e con una presenza importante che abbiamo voluto in lista, Laura De Mola, che è la nostra candidata al Senato, quindi con la possibilità di dare al territorio della provincia di Brindisi, a Fasano, insomma, due presenze parlamentari che possono condizionare positivamente lo sviluppo di questo territorio. Noi ci presentiamo agli elettori con Forza Italia con la consapevolezza di quello che vogliamo presentare, vogliamo fare in futuro, ma anche con quello che abbiamo già fatto. Il comune di Fasano è uno dei comuni che ha beneficiato, per esempio, del contratto istituzionale di sviluppo fortemente voluto da Forza Italia, che ha portato 200 milioni di euro a tutti i comuni della costa adriatica delle province di Bari, di Fasano e di Brindisi e di Lecce, e quindi che ha portato alcuni milioni di euro anche a Fasano per infrastrutture che serviranno a favorire lo sviluppo turistico. Quindi, diciamo, come si dice, dalle parole ai fatti, noi partiamo dai fatti alle parole, che sono quelle che ci fanno rappresentare cosa vogliamo fare per Fasano nei prossimi 5 anni. Intanto però raccontiamo anche con orgoglio quello che abbiamo fatto. Si apre oggi qui a Fasano una campagna elettorale intensa per Forza Italia. Beh, una bella campagna elettorale che avrà il compito però
immediato di mettere al centro quelli che sono i problemi dei nostri cittadini, dei pugliesi, degli italiani in generale. Rincari dei prezzi, l'inflazione, il prezzo dell'energia, da anni che Forza Italia lo ha messo al centro della propria azione politica, tanto al Parlamento europeo quanto al Parlamento nazionale, e quindi siamo pronti ad avere un governo. Vogliamo che presto si vada al voto per avere un governo legittimato innanzitutto dagli italiani, che abbia le idee chiare, che non metta più le mani nelle tasche ai cittadini e che finalmente rilanci il nostro paese.